Diciamo che fare parte di questa associazione sicuramente mi ha cambiato la vita per affrontare in maniera più importante il peso di questa malattia, perché non mi piace molto questa parola, ma insomma sarebbe inutile negare il fatto di un rapporto tra la famiglia, trovare anche nel mondo del lavoro, una difficoltà, e potermi relazionare con altre persone che come me vivono quotidianamente il problema delle crisi, perché o ha un figlio o una figlia o comunque loro stessi ne soffrono, è sicuramente stato, per me mi dà molta carica. È anche vero che io, che ho una ragazza piuttosto adulta, potrebbe essere magari complicato invece per gli altri ascoltarmi e fare dei raffronti e dire: ma come? Ma se questa ragazza ha 45 anni non è cambiato ancora niente, ma non importa, siamo consapevoli che le cose possono cambiare, la medicina è in continua evoluzione e io in questo ci credo, ci ho sempre creduto, anzi mi sono sempre battuta nei confronti delle famiglie che accettavano con una certa passività questa così si vede che deve essere in questo modo, le reazioni saranno così, mi devo rassegnare. Allora, non credo che uno debba per forza dare la possibilità, il farmaco non è per forza salvifico, però tu devi avere, se in quel momento la situazione è controllabile, bene, stiamo così, però sai che puoi avere delle opportunità. Poi naturalmente uno conosce il proprio figlio, la propria figlia e vede fin dove può arrivare, ma combattere, secondo me, sempre, sia dal punto di vista farmacologico, chirurgico, con le terapie palliative, comunque sempre insieme al medico con il quale si deve instaurare un buon rapporto, e l'associazione, tornando al discorso dell'associazione, può servire anche in questo, perché questi incontri che si fanno, queste chiacchierate, queste rabbie anche che vengono fuori, soprattutto poi anche da parte mia, per dire, però poi ti portano a confrontarti e le persone magari ti guardano con una certa curiosità e dicono: vabbè, però se mi dice lei così, io posso anche tentare allora affrontare quest'altra cura o così. E soprattutto poi è un discorso molto importante anche per fare in modo che le famiglie prendano coscienza e non si vergognino magari all'inizio anche di chiedere aiuto anche alle istituzioni, di chiedere aiuto ai servizi, nell'ambito della scuola, nell'ambito tutte le opportunità che hanno tutti gli altri ragazzi le debbono avere anche i nostri figli. Sarà più duro, dovremo combattere, perché niente ci viene dato, niente entra dalla finestra. Però insieme che si può lottare, con una certa forza, e quindi l'associazione, ripeto, per me è importante per questo, perché io personalmente all'inizio non volevo neanche tanto partecipare, sinceramente, perché poi non volevo eventualmente che le famiglie avessero, mi guardassero in un certo modo e si demoralizzassero in un certo senso, no? Perché tu ti chiedono: ma tua figlia quanti anni ha? Sì, 45 anni, da quando? Da 2? Allora ancora così? Però insomma delle cose ne sono state fatte. Lei secondo me è comunque una ragazza che nonostante tutto ha una sua vita, ha una vita piena, e ci sono tante altre persone che hanno delle altre malattie che non è l'epilessia, che però continuano e hanno comunque una loro vita. Noi abbiamo cercato sempre di metterla in condizioni così di avere degli amici, di anche con delle paure, lasciarla andare, eccetera. Siamo consapevoli che è dura, ma nello stesso tempo non ci diamo per vinti, non ci daremo per vinti mai, insomma.